Ciao e bentornati sul mio canale. Oggi sì, è una bella giornata, non tanto per le condizioni climatiche, ma perché mi è arrivato questo pacchetto. Faccio vedere velocemente, non so se si riesce a capire quanto è grande, ed è arrivato da Flavio Massimo Nisi, e di cui vi metterò qua sotto il link. Di modo che possiate andare a vedere il suo canale neonato e magari anche iscrivervi. E naturalmente se non siete iscritti al mio canale iscrivetevi adesso che ci sono un sacco di novità in arrivo, tra cui ricchi premi e cotillon. Il perché di questo pacchetto? Perché Flavio non mi ascolta, nel senso che un po' di tempo fa avevo vinto da Perle, Perline Film & Co. Delle gocce, un po' di cosine, e lui sotto come battuta mi aveva scritto: ti do il mio indirizzo così mi mandi la roba a casa. E io l'ho preso in parola e gli ho detto di darmi un indirizzo per spedirgli delle cosucce, per il semplice motivo che lui mi è risultato simpatico e perché poi penso anche che se come nel mio caso si vince qualcosa è bello anche poi condividerlo con gli altri, dividere questa vincita con gli amici. Poi così ho fatto. È nata una bella amicizia, io sono contenta, ti ringrazio Flavio prima di tutto per la tua presenza nella mia vita, sei tanto caro e gentile, poi simpatico, veramente mi giuro, un ragazzo simpaticissimo. È siciliano e poi fa anche delle belle cosucce, lavora molto bene. Niente, lui non era tenuto a spedirmi nulla, l'avevo pregato in giapponese che avevo studiato per l'occasione, e no scherzo, avevo pregato in giapponese di non mandarmi niente, ma non ci sono stati né santi né madonne, lui mi ha dovuto spedire questo pacchetto che adesso apriamo insieme. Io non ho voluto aprire prima, ecco la forbice, perché voglio proprio farlo in diretta con voi, giusto per provare l'emozione in modo diretto. Allora, via la scatola delle paste. Eccoci qua. Speriamo si veda un po'. Ho usato questo tappetino scuro. Adesso vediamo se è giusto oppure no. Se era meglio chiaro, non lo so. Ed è un tappetino tutto luccicoso. Io lo chiamo tappetino polvere di stelle. Oddio, che cos'è che mi ha mandato? No, roba da mangiare, Flavio, ti prego, perché vedo che c'è la scatola dove di solito, la scatola con il carretto siciliano dove di solito ci sono dentro i dolci. Ti prego, Flavio, no, roba da mangiare, che sai che sono a dieta sempre. Che fatica, aiuto. Vedete che bello, queste scatole sono bellissime. Guardate che carina. Ah, prove, passi di mandorla. Io mi metterei qua sotto così, non ci arrivo. Mi ha mandato dolci, vero? Apriamo. Mi ha mandato i dolci. No, guardate qui. Qui c'è il bigliettino. E vediamo. Vabbè, ve lo leggo, dai, carino. E se stiamo sotto lo stesso cielo, non saremo mai così distanti, claro. Che buono, già avevo voglia di qualcosa di dolce. Guardate, pasta di mandorle. Ti voglio bene assai. E poi ci sono due scatoline. Apriamo le. Madonna, ma quanti dolci, Flavio! Grazie. Guarda che bella la scatola con le scene siciliane. Allora, io non so cosa aprire per primo. Apriamo questo che ha la forma del coniglio. Vorrei romperlo, ma. Lo apro, lo taglio, perché se no non riesco. No, guardate. Flavio, no, ma Flavio, ma che fai? No, no, allora, vediamo, pezzo alla volta. Cioè, queste per esempio. Allora, queste sono delle coppette che gli ho invidiato all'ennesima potenza e lui ha fatto un bellissimo un paio di orecchini che si chiama Il Teatro e le ho utilizzate per quelle e
E io ho detto, lo voglio fare anch'io. E guarda che ha preso queste ballerine, che però sono argentate, e a lui servivano dorate e le ha dorate. Le ha fatte anche per me, le ha dorate anche per me. E io dicevo, voglio farle anch'io, voglio farle anch'io. Lui mi ha mandato il materiale, grazie. Tesorino, che carino, che carino. Poi mi sapeva che mi piacevano. Guardate qua che bellezza. Sapeva che mi piacevano i perni e le monachelle sicule, perché io sono ho il mal di Sicilia, nel senso che sono stata in Sicilia per diversi periodi, adoro la Sicilia, adoro i siciliani e mi manca tanto come terra, ci andrò quanto prima. E lui mi ha mandato i perni siciliani con la trinacria, che sono queste tre gambe con la testa, con il simbolo proprio della Sicilia. Grazie Flavio, che perli. Poi vediamo, qua abbiamo altre cosucce, altre monachelle, non le apro, carine in bronzo. Ma guarda che bravo, fa. Ha dorato le ballerine, ma dai. Poi questi che sono delle applicazioni di frellini in resina, credo, belli. Questa marea di biconi, che carini, questo colore bronzo. Si vedono? Belli. Ma Flavio, ma perché mi hai mandato sta roba? Dai. Poi qua abbiamo un po' di goccine di. Guardate che bei colori, guarda, questa goccia non l'ho mai presa. Vedete, da questi scambi c'è sempre qualcosa, cioè questi dovrebbero essere forse Tintin, e qualcosa ho, tipo questo ce l'ho, che non fa mai male, Flavio. Però ad esempio queste io non le avevo mai prese. C'è sempre qualcosa di nuovo, cioè o di nuovo che magari noi non abbiamo comprato. E guarda, queste gocce sono bellissime, sono un po' zigrinate. Spero si vedano bene, adesso appoggio qua, se no non riesco a mettere a posto. Guardate qua queste mega grosse belle. Lo so che vi sto facendo venire un po' di invidia, dai. Questo colore qua sarà un vitriol blu, non lo so di precisi, per la precisione. E queste più piccole, bellissime, grazie, grazie. Poi ecco, queste già mi piacciono, che sono in legno. Ed è sempre il simbolo della Sicilia, della Trinacria. Guardate, favolosi da far. Guarda, questi mi faccio degli orecchini per me. Niente regalo per nessuno. E poi catene che io utilizzo tantissimo perché sto facendo dei lavori a tamburo e quindi uso spesso le catene, oltre che però per il soutage, così. Guardate che bella blu. Pesca, nera, bianca, turchese per l'estate, mi sta bene con questi bicono, rosso, che piacerà alla Monica, dai Monica, poi vediamo, e questa qua crystal con la base rosa, non è neanche dorata, bella, 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 grazie Flavio. E qui che facciamo? Apriamo o non apriamo? Madonna, ma Flavio, ma perché? Perché? No, ma. Oh, io non guardo, vi faccio vedere a voi in anteprima. Chiudo gli occhi, non so se vado fuori telecamera. Io ho gli occhi chiusi, Vediamo. Ma qua ci sento che c'è un altro sacchetto. Due pu. Ho gli occhi chiusi. Non so se sono fuori dalla videocamera. Cos'è? Cos'è? Riapro. No, cos'è? Wow, che roba! E voi non potete capire perché dal vivo è una cosa che voi non potete capire. Sono degli orecchini fatti a soutage. Vediamo se si vedono bene. Degli orecchini fatti a soutage con dei cabochon. Non so, sono fatti a mano questi cabochon, non so se li ha fatti lui. E con questo può essere tranquillamente o un ciondolo o una spilla, perché io metto anche le spille. Guardate cosa non è questo trittico. Che bravo, bravo, bravo. Qui deve un po' migliorare,
Ma lui, vedrete che lui fa delle cose bellissime, delle cose eccezionali e soprattutto io lo apprezzo molto perché non si dà dei limiti. Prende e fa delle cose veramente molto molto belle. Infatti questo trittico è bellissimo veramente e sono contenta di avere delle cose fatte da lui. Non erano dovute, veramente ti ripeto, dietro sono anche rifinite molto bene. Non erano dovute e le porterò con molto orgoglio. Grazie Flavio, questo era. E a sto punto direi quasi uno swap, perché io mando delle cose e lui guardate cosa mi ha mandato. Mi fa rimanere quasi in imbarazzo. Bene, benissimo. Oggi è una bella giornata. Speriamo continui così. Seguite il ragazzo qua perché è un ragazzo doc. E se siete interessati anche alle sue creazioni, perché lui le vende ovviamente. E basta, qua sotto trovate il suo link. Grazie per l'ascolto, come dice lui, grazie per l'attenzione. iscrivetevi al canale, mettete un pollice su e rimanete connessi perché a breve farò delle cosine, dei regali, dei contest, insomma, qualcosa. Iscrivetevi sia da me che da lui. Un bacio grande e grazie ancora a Flavio. Ciao!